noi è un onore avere questa importante tappa qui a Scicli, perché questo oggi è il campionato regionale juniores, che tutti gli atleti che si qualificano vanno direttamente al campionato nazionale juniores, alla finale del campionato italiano, infatti junior. Scicli è la prima volta che si organizza e infatti siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e un ringraziamento va infatti al comitato regionale che ci ha dato questa opportunità e all'amministrazione comunale che ci ha dato anche loro. Tu hai una palestra a Modica, com'è il judo in provincia di Ragusa, che salute ha? Ma il judo in provincia di Ragusa sta crescendo, diciamo che pian pianino, a piccoli passi, stiamo andando avanti. La Koizumi Scicli qui si mette il lustro sempre in campo nazionale e io pian pianino nel mio piccolo, provenendo dalla Koizumi Scicli, sto cercando di seguire quest'orma. Cioè, ma tu hai una vita molto impegnata nel judo, io ti ho conosciuto tanti anni fa quando eri alla corte del maestro Borioli, no? A Milano. Sì, qualche annetto fa c'è stato un annetto di... che ho seguito un po' un iter mio personale di crescita personale andando diciamo per un mese in Giappone e poi ho seguito anche delle lezioni a Milano dal maestro Barioli e poi un po' in giro così. Quindi perché tu diciamo il judo non è solo uno sport in quanto tale, è anche una filosofia di vita, no? Sì, il judo noi lo vediamo infatti come educazione, cultura e poi anche sport. Perché il judo nella sua interezza diciamo che infatti richiama molto di filosofia, di educazione, appunto tutto quello che possiamo anche dare ai ragazzi che man mano cerchiamo di farli crescere nel migliore dei modi. Ah, Presidente, oggi è una giornata di campionato juniores, lei è il presidente regionale della FILCAM, judo. Quindi come sta andando il settore giovanile judo in Sicilia? Ma il settore giovanile in Sicilia sta andando molto bene. Abbiamo un'equipe di tecnici molto preparati che sta facendo un buon lavoro. La dimostrazione è che la Sicilia a livello giovanile conta diverse medaglie ai campionati cadetti e altrettante medaglie ai campionati esordienti. Siamo fra le prime regioni italiane. Qual è il ruolo di una federazione nello spingere lo sport giovanile? Cosa deve fare una federazione? Ma la federazione... E quindi un presidente di federazione. Il presidente di federazione ha bisogno intanto della collaborazione diciamo degli enti locali. Amministrativi, no? Certo. Amministrativi, che è molto importante. Veda, oggi noi ci troviamo qua a fare attività anche perché in altri posti non abbiamo trovato il palazzetto e quindi la funzione politica è molto importante da questo punto di vista. Consigliere Russo, lei è in realtà consigliere regionale, nazionale, della Federazione Ginnastica, ma oggi è qui in una manifestazione di judo perché mi diceva che lei è stato il primo in provincia di Ragusa a portare il judo nel 70. Sì, certamente sì. La mia società fa sia ginnastica che judo, per cui io sono nato col judo, poi sono passato alla ginnastica, sono stato anche dirigente del settore judo. È vero, nel febbraio-marzo del 1973 è stata fatta la prima palestra a Scicli. In quanto io insegnavo a Ragusa e poi a Modica, e Manendo, l'infermiere di Ciclitano, mi ha chiamato se era possibile effettuare la... Parliamo che lei aveva 20-21 anni. Io avevo 22 anni. Perché... E mi diceva che era uno dei più giovani maestri, sì, perché, formati. Perché prima nel settore judo l'insegnamento si acquisiva a 26 anni. Poi è nata l'Accademia Nazionale Judo a Roma, dove per 3 mesi siamo stati chiusi all'interno e facevamo con dei maestri giapponesi. Sì, in clausura, sì. Perché facevamo 4 ore di allenamento la mattina tecnico con dei maestri, con il maestro Carmeni e altri maestri giapponesi. E per cui per 3 mesi io ho preso, ero il più giovane accademista e ho preso la cinturone nel 71, a 21 anni. 22 sono stato qua, a 23 abbiamo iniziato a Scicli. E il judo è iniziato, possiamo dire, con lei praticamente. Con me, sia a Ragusa, sia a Modica, sia a Scicli. Senta, ma lei adesso che ha questa doppia visione, ginnastica e judo?
Sì. Non facciamo classifiche, non la metto in difficoltà dicendo qual è meglio sport e qual è. Però secondo lei che validità hanno i due sport singolarmente presi? Ma vede, sono degli sport diversi, come ha detto lei prima, però sono tutte le attività sportive poi effettuate a livello agonistico hanno una sua finalità, che è quella di far crescere l'atleta, maturare l'atleta. Il judo è leggermente superiore in questo senso, perché c'è una disciplina che è totalmente differente, per cui la correttezza che ce l'hanno anche tutti gli allievi, ma qua è superiore, io lo ritengo superiore a tutte le altre arti marziali che io ho fatto. Kendo, ho fatto parte di karate un pochettino, per cui reputo che il judo, poi mi sono dedicato al judo perché reputo che il judo è quello più completo. Sì, in realtà se le palestre, diciamo, fanno vedere oltre allo sport la parte filosofica di vita, il judo è formativo. È formativo, infatti è certamente che è formativo, perché c'è rispetto, c'è l'umiltà, c'è l'altruismo, c'è tutto, c'è l'amicizia, perché anche se si combatte poi alla fine c'è una stretta, un abbraccio, una stretta di mano.